Per un albero come il castagno, per tutto il bosco, del resto come per gli uomini, ci sono le regole universali del buonsenso che devono guidare tecnici, scienziati e politici. Voglio citare a questo riguardo una frase di Silvio Spaventa che mi sembra attuale. Ciò che vi è di veramente nuovo nella coscienza europea è che lo Stato non sia qualcosa di esterno a noi, di divino o fatale, di casuale o convenzionale, ma intrinseco a noi, come il nostro naturale organismo, perché la legge, il diritto, l'autorità, che ne sono le funzioni essenziali, sono pure un volere umano, volere di cui noi ci sentiamo capaci, avente per scopo immediato non il bene nostro individuale, ma il bene comune, nel quale il nostro, che vi è compreso, si purifica e si idealizza. Questo volere organizzato al di fuori di noi, che ci obbliga e ci sforza per il bene comune, è il nostro volere stesso. È un passo quasi patriottico che si addice agli uomini, al loro bene comune, ma è anche un messaggio per difendere solidamente i valori che conferiscono bellezza e cultura allo Stato, inteso come suolo patrio, come risorsa naturale, come risorsa di tutti. Un castagno, in definitiva, è appena un albero, è un individuo nell'insieme degli altri alberi, dei cespugli, degli arbusti che costituiscono il bosco. Ma la individualità di un uomo, l'individualità di un albero costituiscono rispettivamente la città e la foresta in un parallelismo di regole che ci fa riflettere e pensare. Adesso voglio lasciare la parola al sindaco Sandro Grassi. Signor Vicepresidente del Consiglio d'Europa, dottor Gianni Letta, vi sono profondamente grato perché con la vostra partecipazione avete dato lustro a questa nona edizione della Castagna d'Oro. Un sentito ringraziamento lo voglio rivolgere a Sua Eccellenza il Prefetto, a tutte le autorità civili, militari e religiose. E con animo grato che rivolgo un particolare saluto al colonnello D'Elia ed a tutti i finanzieri in servizio ed in congedo, non solo per averci onorato della vostra presenza, ma soprattutto per aver aderito alla nostra iniziativa, dando lustro e prestigio alla nostra città. Io ho ascoltato attentamente l'intervento del generale D'Otilia, un intervento puntuale sicuramente, che ci ha spiegato, come dire, tutto un processo della castagnicoltura, questa nostra malattia che purtroppo, ahimè, ultimamente ha colpito le nostre zone, i nostri territori. Pensate che nella nostra Antrodoco e comuni limitrofi, noi e le nostre famiglie avevano un reddito dalla produzione della castagna di circa 700.000 euro annui. Quindi con questi soldi queste famiglie potevano in qualche modo mandare il figlio all'università, poter aiutare la famiglia a vivere meglio. Era un piccolo reddito che, spalmato all'arco dell'anno, aveva sicuramente un significato. Bene, purtroppo, come è stato spiegato, la malattia, le avversità atmosferiche, la mancanza forse anche di investimento hanno ridotto la produzione di questo frutto del bosco, e adesso noi ci dobbiamo in qualche modo attrezzare, come spiegava appunto il nostro generale, a trovare un rimedio, un antidoto a questo parassita che sta purtroppo distruggendo i nostri castagneti. Oggi è una giornata importante per questa città, perché ha voluto ancora una volta festeggiare con la Castagna d'Oro un qualcuno che si è reso particolarmente importante per questa collettività e per questo territorio.
e questa volta ha scelto appunto la Guardia di Finanza, che come sappiamo tutela la legalità, concorre al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica ed è un baluardo che in questo territorio soprattutto è di particolare rilievo, vuoi come brigata, vuoi perché per tradizione è amata, rispettata, considerata. Ed è bellissimo arrivare ad Antrodogo vedere il nostro tricolore, vedere in un momento così complesso come quello che stiamo vivendo, un momento difficile dal punto di vista economico, un momento di grande stravolgimento, di innovazione, di grandi cambiamenti, che va vissuto con l'orgoglio di appartenere a uno Stato come il nostro, va vissuto con il coraggio che compete a chi oggi si trova con responsabilità di governo dal lato regionale, dal lato della provincia e dei comuni. Un momento difficile va vissuto insieme con la capacità di difendere però quello che abbiamo di importante. E guardate, la storia anche legata alla castagna, un prodotto tipico, che è parte di un'identità centenaria di un territorio, la cui cultura e cultura sono dentro i percorsi e i territori. Credo che siano un elemento straordinario da difendere, difendere anche perché è attuale rispetto a un mondo che si cambia, che si innova, ma che in fondo è sempre legato fortemente a questa identità. L'economia è qualcosa che deve permetterci di poter crescere, la finanza sono soltanto i soldi, sono uno strumento, ma governare l'economia, qui c'è un'economia agricola, un'economia della montagna, difficile, dove la forza dell'uomo emerge più che altrove. E Gianni è figlio di una terra qui vicina che conosce i sacrifici del lavoro in montagna. Io vengo da un'altra terra che ha sofferto dalla sociaria, insomma c'è una zona di montagna e ci sono tante castagne anche là. E sappiamo quanto è difficile anche produrre in montagna, quanto sforzo c'è, quanto lavoro c'è. E però è questo il tessuto sociale, che viene garantito anche dalla presenza di chi indossa un uniforme. Io sono cresciuto in una famiglia di militari e tutto quello che ho imparato, direttamente o indirettamente, lo devo certamente a mio padre e a mia madre, quindi l'uniforme e la famiglia. Ma ho imparato soprattutto i valori. Non si sceglie di indossare un uniforme soltanto perché non si ha altro lavoro da fare. Perché, e me lo ricorda ogni qualvolta vado a prendere nel settore D dall'aeroporto, il volo che mi porta a Bruxelles, la lapide che ricorda un finanziere caduto a Fiumicino nella lotta contro il terrorismo, un ragazzo che ha dato la propria vita per difendere la nostra sicurezza, ucciso barbaramente non si sa perché. Se non si è disposti a regalare la propria vita, vuol dire che manca qualche cosa, ma quando si è disposti a farlo vuol dire che c'è qualche cosa in più. E noi quando ringraziamo, l'ha detto bene il sindaco, ringraziamo e premiamo i finanzieri, ma oggi merito alla Guardia di Finanza, altre volte capita all'Arma dei Carabinieri, o capita al Corpo Forestale, o capita alle Forze Armate, all'Esercito, all'Aeronautica, ricevere un premio. Insieme agli uomini in uniforme ci sono le famiglie di chi indossa l'uniforme, con tutti i sacrifici che comporta essere famiglia di chi indossa un uniforme, perché sappiamo bene che la retribuzione non è la ricompensa principale di chi indossa l'uniforme. Io mi vergognai la prima volta che da giovane giornalista ritornai a casa con il primo stipendio che era più alto di quello di mio padre, ufficiale dell'esercito. Però era così. Però quella uniforme gli dava una dignità e una forza che nessun'altra cosa gli avrebbe dato. Anche Gianni Letta oggi al premio della castagna della città di Antrodogo. È una cerimonia bellissima, di grande significato e di grande valore, che sottolinea in tempi difficili come quelli che viviamo che c'è un'Italia sana, che crede ancora, che lavora, che si impegna, che spera in una zona bellissima dove il simbolo della castagna vuole rappresentare e racchiudere proprio quei valori della tradizione e dell'attaccamento al territorio. Colonnello D'Elia, allora oggi nella città di Antrodogo per un premio significativo e particolarmente gradito. Sì, in effetti la motivazione è già di per sé impegnativa,
però corrisponde a quello che è l'impegno della Guardia di Finanza, impegno che si profonde per raggiungere quelli che sono gli obiettivi, ma sono gli obiettivi destinati alla cittadinanza, all'utente, la lotta alla legalità, ai traffici illeciti, per la salvaguardia appunto della legalità economico-finanziaria, è una lotta che si fa nell'interesse di tutti quanti, di tutti i cittadini. Vorrei ricordare, a volte anche scontato, la legalità economico-finanziaria, la salvaguardia, vuol dire salvaguardare la sicurezza nazionale. Ecco, questo. È facile nel mondo, no, in cui ci troviamo oggi, sempre molto accelerato, il mondo della macchina. E quindi ecco, ringraziamo Andrea per quella che è appunto una bellissima tesi dal titolo La mia vita nel pozzo. Grazie Andrea. Consegnano il premio il sindaco di Antrodoco e il prefetto di Rieti.